Bentornati alla seconda sessione del salotto di AIMU. Siamo all'Italian Youth Forum a Urbino e siamo qui appunto con i nostri nuovi ospiti. Ila, presentati. Inizia quindi il secondo slot, siamo in ottima compagnia. Vi presento innanzitutto Arianna Boto, che è qui davanti a me. Perdona, mia Elisabetta, è così il bello della diretta. E anche un marito, ragazzi, c'è. Io le sto. Allora, Arianna, ti abbiamo ascoltata sul palco del Teatro Sanzio. Raccontaci il progetto No Women on Panel, in cosa consiste e qual è appunto la diffusione anche che sta avendo questa opportunità, questo progetto. Allora, un progetto che parte dalla Commissione Europea nel 2018, che la RAI adotta prima con una campagna sociale su Radio 1 nel 2021, poi dal 2022 tutta l'azienda con il sostegno della Presidente Marinella Solli. Sono molto contenta che anche AIBU, l'Associazione dei Giovani per l'UNESCO, abbia voluto aderire. E il progetto è semplice, si tratta di organizzare dei panel come il forum che avete organizzato oggi, che è ancora in corso, con un equilibrio di genere, uomini e donne insieme sul palco, ai convegni, nei panel, nei talk show, perché entrambi i generi possono manifestare, esprimere le loro competenze, i loro talenti e quindi hanno diritto di parola. E anche qui oggi ho accanto a me infatti due veramente interessantissime ospiti che poi presenterai con i loro progetti innovativi. È stato veramente un piacere ascoltarle, così come la nostra quota celeste, Nicolas, che è ingegnere del Politecnico di Milano. Sono, diciamo, ecco, penso che mettere insieme delle competenze, delle idee diverse faccia parte della democrazia, del pluralismo e rappresenti semplicemente il reale, una società che è fatta di uomini e donne. Quindi il progetto è questo, noi lo portiamo anche presso le istituzioni, le pubbliche amministrazioni, le città, i comuni, le province, le regioni, le università, perché vogliamo che si impegnino anche loro a organizzare panel in equilibrio di genere e a fare un monitoraggio. Questo libro che vi ho portato, Quando le donne contano, vuol dire proprio questo: contare sia in termini di peso sociale, di comunicazione, ma contarsi anche, verificare effettivamente se poi queste buone pratiche siano effettive, siano misurabili. Quindi un monitoraggio di cui poi il Consiglio Nazionale delle Ricerche fa un'analisi statistica ma anche sociale. Grazie mille Arianna, grazie. È un progetto che appunto a cui noi teniamo tantissimo e che cerchiamo noi stessi di rispettare nelle nostre attività, insomma, di AIBU su tutto il nostro territorio, al di là del momento poi celeberrimo del nostro forum, quindi grazie. È importante perché poi, ecco, portate avanti appunto un progetto culturale e qui anche si tratta di fare, di compiere una trasformazione culturale, quindi di lavorare proprio nelle scuole, nei licei, nelle università, anche prima in realtà andrebbe fatto questo già dalle scuole primarie. Però ecco, credo che la vostra associazione possa avere un ruolo molto importante anche rispetto alla parità di genere. Se posso dire solo un'ultima cosa che ho detto anche sul palcoscenico, appunto il tema della parità di genere interseca anche il tema del diritto all'acqua, che è il tema centrale del vostro forum, perché le donne nel mondo hanno molto spesso una responsabilità nella ricerca, nell'approvvigionamento, nella gestione della risorsa idrica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e in quelli in cui appunto questa risorsa non è disponibile nelle case. Pensate, l'80% delle ragazze e delle donne si deve occupare della ricerca dell'acqua, una ricerca che comporta spesso lunghi viaggi, che comporta un tempo e una fatica anche, che ovviamente queste donne girano per strada, camminano, non hanno mezzi per muoversi, e quindi il tempo che dedicano alla ricerca e all'approvvigionamento idrico è tutto tempo che tolgono allo studio, al loro diritto all'istruzione e anche alla possibilità di crescere economicamente con un lavoro. Quindi questo crea ulteriore disparità. Grazie mille. Sicuramente quello che dici è assolutamente vero, e infatti mi vorrei ricollegare proprio a questo, perché diciamo noi interpretiamo l'acqua o guardiamo all'acqua sempre come una risorsa da sfruttare, quando in realtà l'accesso all'acqua è un diritto umano. Quindi anche tutta la questione dei migranti climatici, c'è un grande impatto sociale e politico proprio
legato a questo tema. Quindi appunto vorrei chiedere a Nicolas Galli, appunto ricercatore del Politecnico di Milano, al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, quello, diciamo, lungo il tuo studio, qual è il pensiero che tu hai, o se ci puoi raccontare un po' del tuo lavoro legato proprio all'impatto sociale che ha l'acqua? Sì, allora, l'acqua permea le nostre vite in una miriade di modi diversi. Io mi sono spesso occupato di nesso acqua-cibo-energia, che è solo uno dei modi per formalizzare, diciamo, l'importanza dell'acqua, che ci serve sia in quanto acqua, sia in quanto elemento fondamentale per la produzione di cibo, come elemento per la produzione di energia. Pensiamo all'idroelettrico, ma non solo, biocarburanti, ma anche il raffreddamento delle centrali termiche. Usiamo l'acqua veramente in una miriade di modi diversi, e quindi è naturale che poi le ricadute in termini sociali, quando sia la risorsa è poca, sia quando la risorsa è troppa, sia quando è distribuita in modo non conforme alle nostre esigenze nello spazio e nel tempo, queste ricadute sono appunto diversificate e coinvolgono diversi aspetti della nostra vita quotidiana e colpiscono strati sociali e gruppi sociali diversi in modo diverso. Ne parlava Arianna, la diversità diciamo nella sensibilità, la disponibilità idrica tra uomo e donna per i ruoli diversi che hanno nell'uso dell'acqua, specialmente nei paesi in via di sviluppo, è evidente, ma poi ci sono anche differenze appunto tra strati più ricchi e strati più poveri della popolazione. È stato visto che in condizioni di scarsità idrica nelle metropoli, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, si ha un effetto per cui le elite sociali si appropriano dell'acqua ancora più di quanto fanno quando l'acqua è disponibile, portando invece i gruppi emarginati in situazioni di emarginazione ancora peggiore. Per cui invece di lavorare con una sorta di livella dove c'è meno acqua, c'è meno acqua per tutti, aumenta ancora di più lo squilibrio. Per cui capire come interagiscono queste due sfere è fondamentale. E come giovane e per i giovani, anche che sono presenti qui stasera, secondo te perché è così importante, o come possiamo noi sensibilizzare le persone su questo tema? Dunque, ecco, io mi metto tra i giovani, ma voglio parlare di quelli ancora più giovani di me, diciamo, adesso io ho 29 anni. Però giovani, ti assicuro, giovani, ti prego. Assolutamente sì. Però vi voglio parlare di quelli che vedo poi io, sia dall'università in giù, studenti a cui faccio tutoraggio, ragazzi nelle scuole dove mi capita di andare. C'è una consapevolezza innata delle sfide ambientali, climatiche che abbiamo davanti. Adesso si parla spesso di ecoansia, è un po' una semplificazione di questa sensibilità più forte che c'è sia rispetto a questo, sia rispetto appunto all'interazione tra problemi ambientali e problemi sociali. Per cui è una sensibilità innata che va assolutamente coltivata, perché se a questa sensibilità si danno gli strumenti che la scienza può dare per capire meglio i fenomeni che ci circondano, fino al punto di essere in grado di studiare anche fenomeni che eventualmente ancora non ci circondano, perché questo poi il grande potere della scienza, capire la propria esperienza per essere in grado di essere pronti a esperienze nuove che ci troveremo davanti. Per cui mettere insieme questa consapevolezza e questa sensibilità con strumenti tecnici scientifici può essere veramente utile. Assolutamente sì. E a tal proposito, infatti, collegandomi un po' all'input che ci lasciava poco fa Nicolas, quindi il concetto della scienza che permette di approfondire il contesto attuale in modo tale da poter immaginare anche il futuro, le possibilità appunto
alternative. In questo contesto, ecco, Carlotta Santorini, biologa marina, ha davvero fatto la differenza con il suo progetto Blue Eat. Carlotta, vorrei quindi che ce lo raccontassi. Tra l'altro è un progetto davvero che riesce a muoversi su piani differenti, a proposito anche della possibilità di coinvolgere un team di donne. Quindi davvero vorrei che ci raccontassi un po' tutti questi aspetti capillari di Blue Eat, che è un progetto pazzesco. Grazie Daria. Blue Eat nasce appunto dalla consapevolezza di un problema, il problema del granchio blu che dal mio punto di vista doveva essere trasformato in una risorsa. E quindi insieme alle mie amiche, che ora sono anche le mie colleghe, abbiamo fondato una società benefit di nome Marisca Doras, proprio in onore delle donne spagnole galiziane che pescano i mariscos e che portano avanti tutto un movimento di parità di genere in mare, che è un settore comunque quello marittimo prevalentemente maschile. E partendo dal problema del granchio blu, che è una specie aliena che ormai tutti hanno sentito parlare, che ha invaso il nostro mare, abbiamo cercato di creare una linea di trasformazione del granchio. Quindi il granchio viene pescato dai pescatori del Delta del Po, dove solo l'anno scorso il granchio ha portato a oltre 100 milioni di euro di danni, e quindi per poter aiutare questi pescatori noi acquistiamo tonnellate di granchio e lo trasformiamo in prodotti che possono essere trovati sia nella GDO che nel settore Reca, quindi nella ristorazione, e poi lo esportiamo soprattutto nel mercato americano, ma adesso abbiamo iniziato anche con l'Asia. Questo perché comunque l'Italia non è ancora pronta per diciamo una domanda di mercato per questo granchio, mentre all'estero comunque è un prodotto che piace ed viene utilizzato. Quindi noi Marisca Doras, da una parte facendo business cerchiamo di tutelare il nostro ambiente, cerchiamo di portare un aspetto positivo all'ambiente, ma anche per quanto riguarda l'inclusione, perché comunque siamo 5 giovani donne sotto i 30 anni e cerchiamo di lottare un po' per i nostri diritti. E voi state facendo anche qualcos'altro, giusto, col granchio blu sempre, quindi sì, se vogliamo accennare anche al nuovo progetto. Stiamo portando avanti un progetto di ricerca per l'utilizzo dello scarto, questo perché sempre in linea con l'Agenda 2030, ma in realtà anche con tutti i goals della decada degli oceani, cerchiamo di chiudere un po' il cerchio, e quindi nell'ottica dell'economia circolare stiamo utilizzando lo scarto di granchio, quindi sia gli scarti di lavorazione, che più o meno sono il 70% di un granchio totale, ma anche i granchi più piccoli che non vengono utilizzati per l'alimentazione, li stiamo trasformando in bioplastica. Questo nell'ottica proprio di riuscire a creare un progetto di economia circolare e anche di fare un packaging biocompostabile, quindi poi da buttare un po' nell'umido e essere meno, diciamo, inquinare un po' meno. Grazie Carlotta, grazie mille. Elisabetta, perdonami, ero in una posizione scomoda, adesso provo a girarmi. Elisabetta Zavoli, fotografa ed explorer del National Geographic. In una società delle immagini, fondamentalmente, dove anche l'utilizzo dei social network davvero può fare la differenza nell'impatto, poiché una determinata problematica sociale può avere, a proposito, anche le nuove generazioni. Il ruolo di una fotografa, che in un contesto tra l'altro di questo genere, che tipo di responsabilità senti oggi in questo, insomma, in questo tuo ruolo, anche nelle immagini che riesci appunto a catturare, poi a divulgare, a mettere a disposizione di chi poi le osserverà? Una domanda semplicissima. No, quella che vuoi. No, assolutamente una domanda interessantissima ed estremamente importante oggi, perché viviamo sempre di più in un mondo che dialoga attraverso le immagini. Le immagini sono il mezzo di comunicazione più diretto, proprio perché non hanno il filtro del linguaggio parlato, che invece limitano un po' i rapporti. Se tu non sai la mia lingua, io non so la tua, facciamo fatica all'inizio a parlare. L'immagine arriva prima, non è più semplice perché poi va interpretata e letta, però arriva più facilmente prima. E i social media hanno sicuramente amplificato il segnale, ma non l'hanno reso più profondo, assolutamente, anzi
dal mio punto di vista l'hanno reso molto più superficiale. E quando si parla di questioni ambientali bisogna stare molto attenti, perché qualunque problematica ambientale è un problema complesso. La complessità è proprio una caratteristica dei sistemi viventi sul nostro pianeta. È una parola che per lo più spaventa le persone, perché dico: oddio, è complesso, è incasinato, non lo capisco, è ostico, è difficile. E invece la parola complessità, dal mio punto di vista, ma penso per tutti gli scienziati è così, e penso che chiunque possa capirlo, è una parola bellissima, perché parla proprio delle connessioni, delle interazioni, degli strati che ci sono all'interno degli ecosistemi, fra tutti gli elementi degli ecosistemi viventi e non viventi, e anche con gli elementi che l'essere umano ha inserito nelle società, quindi fattori economici, fattori religiosi, fattori culturali. Per cui va da sé che soluzioni a risolvere problemi ambientali non possono mai essere semplici, perché nel momento in cui si altera uno di questi fattori, il sistema cambia tutto e può avere conseguenze molto lontane sia nello spazio che nel tempo, o addirittura prendere delle vie di delle derive, o comunque delle modifiche anche difficilmente prevedibili e interpretabili. Detto tutto questo, il pericolo della semplificazione è proprio quello di arrivare con un messaggio in cui la gente pensa: ok, faccio questo, tac, ho risolto il problema. Non è così. Per cui anche nella fotografia che io faccio, nei progetti che porto avanti, cerco sempre di raccontare una storia nella sua complessità, cercando di restituirne la complessità e quindi di stratificare, di dare maggiori sfumature al mio racconto visivo, proprio perché quando si deve cercare di fare capire una questione alle persone, non si può necessariamente nascondere le interazioni che ci sono in tutti gli ambiti della vita. E in questo contesto anche il ruolo di Explorer del National Geographic, appunto in questa apologia, potremmo dire, della complessità, come si inserisce? Si inserisce a pennello. Si inserisce a pennello, perché non è che gli Explorer non usino i social media, i social network, li usano, e anzi noi siamo spinti e incoraggiati ad utilizzare i social media come potremmo utilizzare adesso mi viene una parola in inglese, masterizzare, cioè usare bene un soffio di vento. Se noi fossimo una barca e dovessimo navigare a lungo in oceani lontani, dovremmo essere tanto bravi a conoscere il vento per poter navigare in modo sicuro. Quindi sicuramente riuscire a utilizzare i social media per portare i nostri lavori è fondamentale, però sempre cercando di non cedere alla tentazione della semplificazione. Bisogna cercare di equilibrare questo sistema, perché altrimenti diventiamo capaci solo a parlare per slogan e non riusciamo a capire realmente nel merito o andando in profondità anche. Sì, o a capire se una soluzione proposta è una soluzione strutturale, soluzione che porta a un cambiamento duraturo, oppure è semplicemente emergenziale o sull'onda di un'emozione, insomma. Grazie mille Elisabetta, grazie. Grazie. Dal mio punto di vista abbiamo parlato quindi di ecosistema, di ecosistemi, ed è secondo me bellissimo un po' quello che è emerso da questo forum. Dal mio punto di vista è che appunto si è parlato appunto di ecosistemi e non di egosistemi,
ed è importante quando si entra poi in queste, nelle realtà associative o comunque nelle realtà che fanno innovazione per certi versi, riuscire davvero a fare quel salto che quindi mette sempre davanti un qualcosa di più grande e collettivo rispetto ad una ribalta personale. Quindi davvero trovo tutto questo meraviglioso e quindi ringrazio i nostri e le nostre ospiti. E anche quello che dicevamo prima con gli ospiti della sessione precedente, questa capacità di fare rete e facendo rete trovare sempre nuove sinergie e punti di contatto che possono far nascere poi altre cose. Quindi l'unione sicuramente, come si dice, fa la forza e noi siamo veramente felici di avervi avuto qui, aver sentito questi progetti meravigliosi, le vostre testimonianze e sicuramente questo sarà l'input magari anche noi per creare nuovi progetti insieme, quindi davvero grazie a tutti voi, a tutte voi, e salutiamo il nostro pubblico. Esatto. Il forum si sta concludendo, noi vi salutiamo, se volete noi abbiamo il presidente di AIBU, Gianluca Poncore, a questo punto Gianluca ti tocca, un saluto la vicina, che dai. Ti lascio il mio posto perché... Ciao, tutto è fatto. Allora, Presidente, ci dica un pochino come sta andando questo forum. Siamo comunque nella fase conclusiva dell'evening, quindi... Ma siamo arrivati in fondo, mi sembra che ci siano grandissimi risultati. Abbiamo visto stamane i workshop, i risultati che hanno prodotto, grazie agli speaker, ai social, agli esterni che hanno partecipato. Abbiamo visto anche stasera tantissimi contributi che credo serviranno a noi come associazione proprio per costruire quello che è il nostro obiettivo, quindi un documento programmatico che vada ad inquadrare proprio il patrimonio acqua e allo stesso tempo costruire un nuovo format di evento che porteremo avanti come associazione proprio per far conoscere, valorizzare, proteggere e tramandare il patrimonio acqua. Quindi secondo me è stata una grandissima esperienza, molto costruttiva, grazie a tutti gli ospiti, ai soci che hanno lavorato ovviamente. Siamo tutti stancabili ormai e credo che come sempre, come già avuto in passato, questo forum ci dà tante soddisfazioni non solamente durante l'evento ma anche nel dopo. Quindi proseguiremo sicuramente a portare avanti i nostri risultati, i nostri obiettivi. Grazie, grazie mille. E nulla, quindi concludiamo qui la seconda sessione, ultima purtroppo. E grazie per essere stati con noi e ci vediamo sui nostri canali social prossimamente. Ciao, Ila. Non puoi saltare. Ciao a tutti, la voce fuori campo. Grazie.